questa manifestazione, vi pregherei di alzarvi un attimino tutti in piedi e volevamo fare un minuto di silenzio in ricordo dei quattro colleghi che sono mancati il 2 gennaio del 1958. Grazie. Buongiorno a tutti, vi ringrazio di essere qua presenti oggi per questa manifestazione che dopo questo anno e mezzo che ha colpito tutto il mondo con questa pandemia possa essere l'inizio per ritornare a una vita normale. Volevo dare il benvenuto presso il nostro distaccamento e presso la città di Rivarolo al nostro comandante, dottor ingegner Agatino Carrolo, che dal 1 marzo del 2021 è diventato il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino. Quindi, signor comandante, benvenuto presso il nostro distaccamento. Volevo anche salutare l'ispettore antincendi Michelangelo Garetto, che è anche il nostro nuovo responsabile dei volontari, e quindi tutti i 41 distaccamenti volontari siamo sotto di lui quando avremo i problemi. Sono passati 4 anni da quando sono diventato capo di staccamento e dopo questi 4 anni è arrivata l'ora di ringraziare, perché in questi 4 anni ho chiesto per il distaccamento, per fare delle migliorie e tutto, e quindi è arrivata l'ora di ringraziare. Innanzitutto ringrazio il sindaco, dottor Alberto Lostagno, e la sua giunta per la collaborazione e la disponibilità verso i Vigili del Fuoco di Rivarolo Canavese. Ringrazio l'assessore Lara Schialvino, l'ufficio tecnico, in particolare l'ingegner Elena Costalaia, l'architetto Linda Palese e il geometra Luca D'Alessandria. In questi 4 anni, quando mi vedevano girare in comune, si preoccupavano, perché sicuramente viene a chiedere qualcosa. Ed effettivamente era così, quindi Alberto, manca solo più un anno, poi sarai tranquillo. Voglio ringraziare il Comune perché in questi 4 anni ha sostituito i portoni delle nostre rimesse, ci ha cambiato gli infissi, ci ha fatto tutta l'imbottitura interna per il riscaldamento, ci ha cambiato tutte le luci a LED sia all'esterno che all'interno del nostro capannone. E quindi ancora Alberto, da parte mia e da parte dei Vigili del Fuoco, grazie. Ringrazio anche il comandante della Polizia Locale, il commissario Sergio Cavallo, e all'ispettore Conta Canova Amanda, che si è prodigata a fare tutte le pratiche per riuscire a reperire i fondi che avevano erogato sia la Regione Piemonte che la città metropolitana. E con i soldi che sono stati dati dalla Regione Piemonte, il Comune di Rivarolo ha aggiunto ancora 5.000 euro per poter acquistare il gruppo da taglio che tuttora è operativo sul nostro mezzo. Ringrazio il signor Paolo Ruzzola e Mauro Fava, che rappresentano sia la città metropolitana che la Regione Piemonte. Quest'oggi mi ha mandato un'email il dottor Cirio, mi ha detto che per altri appuntamenti non poteva essere presente, però faccio i saluti anche da parte sua. Ringrazio anche le persone che ci hanno aiutato per questo progetto del castello che inaugureremo oggi, che sono Bonacci Andrea e Pietro, la ditta che ci ha fatto i lavori, l'ingegnere Enrico Cerioni, che ha progettato tutto il castello di manovra, Simone Oberto, Bruda Claudio, Gianluca Cibrario, la famiglia Marchetti, la famiglia Feira e Michele Sforza. Sicuramente avrò dimenticato qualcuno, perché effettivamente abbiamo la fortuna che tante persone ci aiutano e vogliono bene i Vigili del Fuoco. A tutti gli altri sindaci di nostra competenza do un benvenuto e nei prossimi mesi vi sarà inviata un nuovo progetto che ho in mente. Vorremmo acquistare una nuova autopompa, perché quella che abbiamo noi è del
ormai ha più di 20 anni, e quindi il mio prossimo progetto è riuscire a acquistare una nuova autopompa, e quindi chiederò di nuovo l'aiuto a tutti i comuni di nostra competenza e alla popolazione. Mi sento di tenere fuori da questo progetto il comune di Varolo, in quanto oltre tutto quello che ci ha già dato ci paga anche tutte le spese del distaccamento, dall'acqua al gas, a tutte le spese vive che abbiamo. Quindi sindaci, preparatevi, che oltre che vedermi Alberto verrò a trovarvi tutti anche voi. E non per ultimi volevo ringraziare tutti i componenti del mio distaccamento, che siamo in 20 e con tanto sacrificio riusciamo a garantire le partenze per poter essere sempre presenti quando la popolazione ha bisogno dei vigili del fuoco. Quindi ancora grazie a tutti che siete presenti. Adesso do la parola al sindaco di Rivarolo, il dottor Alberto Rostagno. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, grazie a Roberto Zaccaria, capo di staccamento di Rivarolo. Sono onorato che siano presenti oggi a Rivarolo per questo importante momento il comandante, il neocomandante provinciale, che ho il piacere di ospitare per la prima volta a Rivarolo, sicuramente sarà una prima di tante volte, il dottor ingegnere Agatino Carrolo. Grazie ingegnere, grazie per essere oggi qui a Rivarolo. Come saluto, sono onorato di averlo ancora a Rivarolo, abbiamo avuto altre volte il commendator Gino Gronchi, che è niente poco di meno che il presidente europeo della Federazione Mondiale dei Vigili del Fuoco, riconosciuto dalle Nazioni Unite. Grazie anche al commendator Gronchi per essere oggi ancora con noi a Rivarolo, e saluto anche l'ispettore Garetto, che è di casa, ma ci fa piacere averlo con noi a Rivarolo. Saluto e ringrazio naturalmente il comandante della locale stazione di Carabinieri, il maresciallo luogotenente Mammino, grazie, e saluto i rappresentanti della Regione Piemonte che sono venuti a Rivarolo a portare il saluto del dottor Cirio, quindi il nostro consigliere di riferimento canavesano Mauro Fava e il consigliere Ruzzola. Grazie per essere qua a Rivarolo. Saluto i sindaci del territorio che fanno riferimento al distaccamento di Rivarolo, saluto il sindaco di Favria, di Busano, di Ozegna, grazie, ne vedo altri, forse no, spero di non averne dimenticati. E naturalmente devo salutare e ringraziare, ma ringraziare veramente forte, lo faccio tutti gli anni, ma questa è l'occasione migliore per dire veramente grazie, grazie da Rivarolo, grazie dal Canavese, grazie per tutto quello che fate ai Vigili del Fuoco di Rivarolo, per i quali chiederei un applauso, veramente. Noi ogni anno, 2 gennaio, ci troviamo in questo distaccamento, nella caserma dei Vigili del Fuoco, il comandante dà l'ordine per far suonare la sirena, e i cittadini di Rivarolo a volte si chiedono perché suona la sirena. I vecchi rivarolesi sicuramente lo ricordano, lo sanno, però naturalmente i giovani non lo possono ricordare, e questa sirena ogni anno va a ricordare quello che è stato 63 anni fa, il 2 gennaio 1958, ed era una cosa molto bella, una cosa che si fa da 63 anni, ma mancava forse qualcosa, mancava il racconto, la storia di questo evento, perché lo raccontavano i giornali, l'hanno raccontato in tanti, ma l'idea di raccogliere le notizie di allora e tutto quello che è avvenuto da allora fino ad oggi in un libro è sicuramente stata una bella scelta, e devo dire che l'opera finita è sicuramente un bel lavoro. È un lavoro che va a essere oltre quello che è il racconto dei fatti avvenuti il 2 gennaio del 1958. È un racconto che va a fare un po' di storia del Canavese, un po' di storia di Rivarolo, un po' di storia dei Vigili del Fuoco. E quindi è veramente un bel lavoro che sicuramente potrà essere utile per ricordare ai più anziani
ma molto molto utile ai più giovani per fare un po' di storia, e perché la storia naturalmente ci permette anche di vedere in modo diverso, in modo migliore il futuro. Quindi grazie a chi ha avuto l'idea, grazie all'autore e grazie ai Vigili del Fuoco di Rivarolo che hanno avuto voglia di lavorare, perché è un impegno, per questo splendido volume che adesso naturalmente vedrete. E ringrazio anche per l'opera che è finita oggi, questo castelletto, che sarà sicuramente utile ai giovani Vigili del Fuoco di Rivarolo, che sono tanti anche i giovani, speriamo che ne arrivino altri per le loro esercitazioni. Quindi io mi fermo qui, lascio la parola al comandante provinciale e ringrazio ancora tutti e vi auguro una buona inaugurazione e una buona lettura di questo libro. Adesso ci sarà il saluto del nostro comandante provinciale, dottor ingegnere Agatino Carrolo. Scusate, ma io la mascherina la tolgo anche in considerazione del fatto che sono rispettati 2 metri della distanza sociale. Si sente? Si sente? Allora, oggi pomeriggio per Rivarolo è un momento importante, un momento che ci consente di tornare indietro di 63 anni fa, quando a causa di una collisione si verificò un incidente ferroviario dove persero la vita 4 vigili del fuoco volontario: Merlo Antonio, Porello Domenico, Gindro Giacomo e Sacchi René. A loro un pensiero commosso, un pensiero commosso al quale ho ritenuto opportuno dedicare un momento di silenzio per tornare indietro negli anni, ma questo per farne tesoro del loro sacrificio, perché possa essere tramandato alle giovani generazioni. Così fu, perché altrimenti non si spiega perché a Rivarolo c'è una folta schiera di vigili del fuoco volontari alle mie dipendenze. Questo cosa significa? Significa che hanno lasciato un testamento importante, un testamento morale, quello di continuare il loro esempio, e a questo io vorrei dedicare un applauso commosso. Di quella tragedia che segnò Rivarolo in modo profondo vi sono 2 sopravvissuti: il signor Milano Domenico, oggi presente, un applauso al signor Milano, è sopravvissuto alla tragedia Porello Ezio, è presente la figliola, e sono sopravvissuti altri due giovani pompieri che poi però per cause naturali non ci sono più con noi, ma sono vicini a noi. Ricordiamoci che il sacrificio di questi 4 vigili del fuoco rimane come un segno indelebile sulla comunità di Rivarolo e non solo, e degli altri 12 comuni. Saluto i signori sindaci degli altri 12 comuni, il signor sindaco che ha avuto diciamo parole di apprezzamento ai vigili del fuoco di Rivarolo. Voglio salutarlo in modo ufficiale, con un saluto come si fa oggi purtroppo. È presente la regione attraverso 2 consiglieri regionali e della città metropolitana di Torino, Paolo Ruzzolo e Faura Mauro. Abbiamo con noi il grande amico cavaliere di Gran Croce, Gino Gronchi,
che ha dedicato una vita ai Vigili del Fuoco, e di questo ne siamo fieri, di aver avuto Gino come padre, come consigliere e soprattutto adesso come presidente emerito di questa grande famiglia che sono i Vigili del Fuoco volontari della città metropolitana di Torino. Sono circa 2000 i Vigili del Fuoco della città metropolitana e quindi una famiglia numerosa, ma non basta per la città metropolitana di Torino. Perché? Perché per il loro servizio che loro espletano, caro Gino, caro Luca, caro Pidoccu, che sono gli altri due presidenti delle associazioni di volontariato dei Vigili del Fuoco della città metropolitana, non basta, perché c'è tanto lavoro, perché la sicurezza in questa bellissima città metropolitana, nonché ex provincia, ma ormai dobbiamo adeguarci al linguaggio legislativo attuale che segna una riorganizzazione delle aree, ecco che c'è tanto da lavorare. Mi riferisco alle tipiche competenze dei Vigili del Fuoco che possiamo sintetizzare in una parola: stare vicino alla gente per garantire il soccorso pubblico, soccorso tecnico urgente. E quindi le risorse non sono mai troppe, perché ad una presenza di prossimità vi è una presenza di attacco, ovvero di intervento, e un compito non meno importante è quello di essere tra la gente e per la gente, per far percepire al cittadino quella sicurezza che consente di vivere tranquilli. Poi certo, capita l'incendio, si perde una persona, capita l'incidente e bisogna intervenire con una certa tempestività, ma nel contempo anche con un grado di preparazione sotto il profilo professionale. Ed è questo un obiettivo che noi vogliamo raggiungere tra la componente permanente e componente volontaria. È una grande famiglia il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Vi sono anche coloro che hanno lasciato il servizio attivo, presidente Sforza, se non sbaglio, per quanto riguarda i Pompieri Senza Frontiere, l'amico pilotto per quanto riguarda l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in Quiescenza, e insieme cerchiamo di ognuno di fare la nostra parte. Qualche volta facciamo bene, ma qualche altra volta facciamo ancora meglio, perché, lo dico con un po' di presunzione, noi guardiamo sempre per il bene del cittadino e il nostro motto, prendendolo in prestito alla cavalleria, oserei dire il cuore oltre l'ostacolo, ovvero il nostro modo di relazionarci con il cittadino in intervento ha come fondamento, oserei dire DNA, quello di prestare la nostra opera a volte non tenendo conto della nostra incolumità. Certo, nel nostro lavoro un po' di incoscienza, diciamo, a volte la percepiamo, ma non subito, dopo aver risolto il problema del cittadino. Quindi io direi che noi siamo tra la gente e per la gente. Vorrei un inciso, che avrei dovuto farlo prima, non ho salutato gli altri perché il comandante del distaccamento e il sindaco lo hanno già fatto, quindi non mi sono dimenticato del comandante di stazione, luogotenente dell'arma dei carabinieri, di cui mi perdoni, non conosco il nome, se me lo può... Mannino, mi scusi, signor comandante, però anziché fare una cattiva figura preferisco subito chiederlo a lei. Ma con questo cosa voglio sottolineare? Che questo distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari Rivarolo Canavese
13 comuni, 60.000 abitanti, 300 interventi all'anno, 20 uomini in forza, di cui questi 20 uomini 5 capi squadra e 3 15 vigili del fuoco, e di questi vigili del fuoco 3 donne. Quindi l'applicazione di un principio di pari opportunità. E con orgoglio il comandante del distaccamento mi faceva osservare la distribuzione logistica di questo personale e con attenzione particolare alle donne. Un passo in avanti non da poco. 300 interventi sempre disponibili H24, certo, bisogna anche garantire la propria attività lavorativa nell'ordinario, ma il loro tempo libero lo dedicano alla comunità, lo dedicano ai cittadini di questo importante comprensorio, e quindi di questo non possiamo che renderne merito a loro, ma insieme a loro a tutti gli altri colleghi della città metropolitana che parimenti prestano servizio in tutta la provincia di Torino. Ho detto città metropolitana prima e provincia dopo per non ripetere la stessa terminologia, ma ci siamo capiti a cosa mi riferisco. Quindi quando in attività di soccorso si va perché la sirena suona, ecco che la squadra è pronta a risolvere problematiche per le quali a priori non si conoscono le criticità. E allora il vigile del fuoco, anche italiano, e quindi in particolar modo di Torino, ha anche quell'attitudine a risolvere le problematiche senza conoscerne all'inizio anzitempo le criticità. Questo cosa significa? Che si è preparati a gestire in modo duttile, elastico, flessibile ogni situazione di intervento per portare a casa, come si suol dire in gergo pompieristico, e ci sta tutto, l'intervento stesso, portandolo a casa, soprattutto salvaguardando la propria incolumità. Quindi di questo devo dire grazie a tutti voi, insieme al vostro capo di staccamento, che durante la settimana e il fine settimana, in assenza di interventi, vi addestrate per garantire quel livello di efficienza all'occorrenza necessario per risolvere professionalmente il problema. Quindi l'integrazione, l'applicazione, i giuristi direbbero, di un principio di sussidiarietà orizzontale e verticale trova piena condizione in questa realtà, nella realtà del soccorso, dove nel rispetto delle proprie prerogative, ecco che si interviene per. Quindi concludo il mio discorso, che forse è stato più di un saluto, ma è doveroso da parte di capitana questa importante famiglia torinese. Concludo dicendo grazie, ma soprattutto un grazie perché in questo distaccamento vi è la voglia di riconoscere i meriti a ciascuno, al di là di quelle che sono le nostre, diciamo, al di là di quello che potrebbe essere il nostro eco personale. E mi riferisco alla targa che adesso andremo a scoprire, mi riferisco a Sforza, che ha ritenuto opportuno commemorare, dare il proprio contributo scrivendo questa importante pubblicazione. E ho visto la veste grafica di questa pubblicazione, molto bella, suggestiva. Ho visto le foto d'epoca, ancora più belle. Di questo io ho la presunzione di suggerirvi di portarlo a casa e ogni tanto dare una lettura e scoprire chi erano, chi sono e chi saranno i vigili del fuoco di Torino, con particolare riguardo
a quelli di Rivarolo Canavese. Grazie a tutti. Tutti voi che siete qui a ricordare sto castello di manovra e specialmente il libro. Il libro l'ho letto tutto io perché me l'aveva fatto leggere prima ancora di metterlo sulla stampa. È magnifico, è bellissimo, è fatto proprio in un modo bello e si vede che quello che l'ha fatto è un vecchio pompiere, scusa se ti chiamo pompiere, ma invece di vigile mi sembra un po' più affettivo. Hai fatto sto libro proprio da vecchio pompiere, perché come dico io, pompiere si nasce, si diventa e poi si è pompiere per tutta la vita. Comunque l'augurio che questo libro sia venduto e letto da tutti voi perché merita. Grazie.